a tutti ragazzi e ragazze. Allora, oggi vi parlo di questo nuovo piedino che ho acquistato. Questo piedino si chiama Flower Stitch. Flower che sta per fiore, perché questo piedino cuce in maniera circolare creando delle decorazioni sulle vostre stoffe che possono servirvi per abbellirle o per cucire, per dare quando fate delle applique, per dare delle rifiniture. Che, oltre a questo piedino, abbiamo bisogno, se avete la macchina da cucire come la mia, della base che serve per non far camminare il trasporto inferiore. Se invece avete una macchina un pochino più professionale, un pochino più accessoriata, ci sarà un tasto che vi permetterà di togliere il trasporto. Ora andiamo a vedere come si monta. Per prima cosa io vado a mettere la mia placchetta sotto, anche perché se non la metto prima, dopo non riuscirò più. Questa placchetta ha dei forellini e si blocca così. Dopo vado a montare il mio piedino. Dopo aver tolto con il cacciavite, allentato la vite e tolto il piedino, la basetta del piedino, quello originale, dobbiamo andare a montare il nostro nuovo piedino con l'accortezza che questo perno che voi vedete qui sopra deve andare sopra a questo gancino, sopra la vite laterale. Ora vi giro la videocamera per farvi vedere meglio. Allora, questa è la vite, quella che tiene l'ago. Quindi sulla destra, questo perno dovrà andare sopra a questa vite. Dopodiché andremo a fare entrare l'aggancio, questo laterale, nella vite questa che abbiamo allentato dove abbiamo tolto il piedino iniziale. Ecco qui, vedete, si aggancia proprio a cavallo della vite qui e sopra alla vite, quella che tiene l'ago. Andiamo a stringere il nostro piedino. Una volta che abbiamo, insomma, stretto bene la nostra vite, ci troveremo con il nostro piedino montato in questa maniera. Una volta montato il piedino, andiamo ad inserire la stoffa premendo dietro la leva, quella che abbiamo che alza e abbassa il piedino, per fare in modo che la stoffa stessa passi sotto al nostro piedino, perché visto che abbiamo all'interno sotto abbiamo quella placchettina di plastica che fa un leggero scalino, quindi dobbiamo per forza alzare spingendo la leva verso l'alto. Allora, io posiziono il mio piedino. A questo punto mi sistemo bene il filo che passa sotto questo gancetto e lo mando dietro. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo selezionare il punto. Il punto dobbiamo mettere la lunghezza del punto a 0. La larghezza, l'ampiezza del punto la possiamo scegliere noi. Io ho messo un 5, cioè il massimo, quindi farà i punti molto lunghi. Per quanto riguarda la tensione, 1,5. Allora, io andrò a mettere il punto B, è un semplice punto zigzag, solo per farvi capire il funzionamento di questo piedino. Abbasso e comincio a cucire con il punto zigzag classico. Vedete la stoffa, io non la sto tenendo, fa tutto da sola, guardate, gira perché il piedino sotto aggancia e ovviamente realizza il cerchio. Ecco qui. Ora ve lo sfilo un pochino e vi faccio vedere. E questo è con il punto zigzag, vedete, si fa un cerchio perfetto e già è una prima forma.
Ora io vi faccio vedere un altro paio di forme, dopodiché vi metterò delle foto finali dove vi metterò il tipo di punto quale disegno ovviamente realizza. Ho reinserito la stoffa sotto al piedino e adesso ho messo il punto quello che serve per attaccare gli elastici, è quello zigzag che ha vari punti, che fa vari punti mentre che cuce. Adesso vi faccio vedere. Nella mia macchina il punto C, ma poi vi metterò le foto per farvi capire quali sono i punti. Ecco qui. Alzo di nuovo il piedino. Ed ecco qui, questo è il punto, quello zigzag elastico. Realizza questa sorta di fiorellino a sole, insomma, queste cose qui. Allora, questo era per farvi capire, adesso ho fatto solo due esempi per non farvi vedere tutti i punti fatti a macchina, perché tanto è la stessa cosa, basta cambiare il selettore, si cambia più, punto. Adesso vi metterò la foto, saranno tre foto dove avrete il disegno ovviamente dei punti, quelli che io ho sulla mia macchina, che quindi voi li confronterete anche con le vostre. E per ogni punto ci sarà una lettera. Voi andrete a vedere la lettera che corrisponde a quel punto e vedrete la realizzazione del fiorellino come sarà diverso. Spero di essermi spiegata, insomma, di essere stata chiara in questo video. È un piedino che secondo me è utile perché, ecco, chi non sa ricamare può abbellire le proprie creazioni con questi fiorellini che poi si possono mischiare, fare più grandi, più piccoli, insomma, ci sono tante varianti per questa cosa. Basta allungare e allargare il punto e vedrete che sembrano sempre diversi. Ora vi lascio alle foto e al prossimo video tutorial. Ciao a tutti, ragazze e ragazze. Ecco qui le immagini. Che fate un fermo immagine in modo di poterle vedere bene. Vedete, ho messo ogni lettera corrisponde a un punto della macchina della Silver Crest, ma voi sicuramente questi punti li avete anche nella vostra macchina. Con la selezione dei vari punti avrete questi disegni molto carini e decorativi. Ora è il momento vero e proprio di salutarvi. Ciao a tutti, ragazzi e ragazze.